Hola chicos, bentornati nel canale. In questo video vi portiamo alla scoperta dell'Argentina patagonica, quindi le prime tappe sono El Calafate, il famoso ghiacciaio Perito Moreno e soprattutto una estancia molto particolare in cui scoprire la vera cultura argentina. Prima colazione in Argentina, siamo a El Calafate e già questo posto promette molto 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 bene. Colazione con cookie alla Nutella e dolce tipico locale. Dolce tipico locale che si chiama alfajor. Buono. Buona la colazione, però 14 euro, siamo ancora abituati ai prezzi italiani. Ho trovato il cartello più bello della Patagonia, credo. Vietato fermarsi. Se ti fermi qua davanti, ti rigo l'auto di tuo papà, rigo l'auto di tua nonna e se non tieni la nonna nell'auto, te ne compro una e te la rigo tutta. Chi è quello, la faccia di quel tipo lì? Escobar. Una tra le cose che mi piace di più è il vibe, è veramente una città carina perché è molto molto curata. Si vede che è una città turistica, però ci sta piacendo tanto. Una costante che c'è in ogni città sono i cani. I cani sono trattati molto bene, li trovi un po' ovunque. Purtroppo hanno qualche problema. Qui c'è una zecca enorme, praticamente l'ho appena trovata, ma non ho niente per toglierla, se no gliel'avrei tolta. Però come vedi sono belli ciccioni e vogliono tutti bene ai cani. C'è l'acqua ovunque. Acqua ovunque e cibo ne ricevono tanto, soprattutto in queste città perché sono molto turistiche. Empanadas, il cibo ufficiale argentino, sono dei piccoli fagottini, possiamo mettere dei mini panzerotti e li trovi ripieni con un po' di tutto. È lo street food perfetto perché costa poco, li trovi dagli 80 centesimi ai 4 euro, veramente una grande fascia varietà di prezzo e sono squisiti perché li trovi in tutte le salse. Piccola curiosità, sai perché si chiama El Calafate? Pare che fin dall'antichità questo posto fosse ricco di calafate, che sono dei mirtilli praticamente locali che crescono solo qua, da questo arbusto. E le persone che si fermavano in questi lunghi tragitti che facevano per portare dalle stanzas, quindi le fattorie, i loro prodotti, la pelle, le pellicce, eccetera, in giro per il resto del paese che ha distanze enormi, passavano di qui e sul delta di questo fiume che termina appunto in questa laguna che è oggi El Calafate, si fermassero a mangiare un po' di questi berries e a riprendersi. E quindi prima ancora che esistesse un insediamento qui, hanno cominciato a chiamare questa zona El Calafate. E quando hanno cominciato a costruirci è rimasto. Quindi, se mai vieni qua, non dimenticarti di assaggiare il frutto più tipico della zona in assoluto. Queste sono tante mazzette di soldi, ma non siamo ricchi e facciamo un passo indietro. Come funziona il denaro in Argentina, soprattutto se sei un turista? Devi sapere che se vuoi prelevare in Argentina puoi andare semplicemente ad una banca e tirar fuori dei soldi, ma c'è un problema. La banca generalmente non ti dà più di 50 euro e secondo il tasso di conversione è molto sfavorevole. Facciamo un esempio, vuoi prelevare un euro, la banca ti darà generalmente 500 pesos argentini. Come faccio a prelevare o ad avere tanti soldi? Semplicemente vado dai cambi non ufficiali, ovvero sono proprio delle persone oppure dei negozi, dei ristoranti, insomma degli enti pubblici che in maniera non ufficiale ti cambiano dei soldi. In quel caso, per esempio, se tu hai un euro, loro magari ti danno 1000 pesos, il doppio, oppure 750. Quindi sostanzialmente con lo stesso denaro riesci ad ottenere molti più soldi. E questo è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo girato quasi mezz'ora per tutta la città andando a cercare quello che fosse il cambio più favorevole. Alla fine abbiamo trovato un'agenzia che per un euro ci dava 1020 pesos e così abbiamo cambiato 400 euro e ci siamo trovati con questa bella mazzetta di soldi. Allora, cosa stiamo facendo qui fuori? Stiamo aspettando il nostro trasporto per andare al ghiacciaio Perito Moreno, il famoso ghiacciaio Perito Moreno.
che abbiamo deciso, contro ogni prospettiva, visto che di solito evitiamo i tour come la peste, di farlo con un tour. Perché l'alternativa era andare da soli, arrivare da soli alla stazione dei bus, fare tutto da soli, eccetera, o allo stesso identico prezzo fare il tour che ti viene a prendere a casa, in teoria, doveva essere e ti dà la guida. Minuti fa, quindi adesso sì, ma gli ho scritto e mi hanno detto che sta arrivando, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Okay. E quindi tour sia. Vamonos! Dopo un viaggio di un'oretta, dove la guida ci ha illustrato tutti i dettagli del ghiacciaio ed abbiamo ammirato un panorama bellissimo, finalmente siamo arrivati ai piedi del ghiacciaio. Quasi. Siamo a circa 700 metri, il perito Moregno è là dietro e non vediamo l'ora di esplorarlo. Una piccola curiosità, in realtà si dice che il perito Moregno sia un ghiacciaio in equilibrio, che anzi che continua ad avanzare. Questo è vero fino a un certo punto, ci spiegavano che fino al 2020 era più o meno in equilibrio, rimaneva sempre della stessa dimensione, ma negli ultimi anni stanno vedendo che anche lui comincia a ridursi parecchio, quindi non c'è sicurezza neanche qua giù in Patagonia. Praticamente cosa succede qua? Che il perito Moregno si trova di fronte a una penisola, no? La penisola di Magellano. E quindi quando durante l'inverno il ghiaccio cresce, se non ci sono rotture importanti e quindi va a bloccare completamente il percorso dell'acqua, si forma, non passa più l'acqua tra i due bracci, tra i due rami del lago, e quindi ci sono delle inondazioni anche enormi, tipo questa di cui parla questo cartello, l'acqua è arrivata fin qua, è salita di 14 metri rispetto al livello attuale, incredibile. Ragazzi, adesso proseguiamo con una cosa bellissima, diciamo la verità, l'unica che ci potevamo permettere perché costa tutto un montone, e quindi abbiamo deciso almeno di fare questa cosa, la navigazione sul lago argentino per avvicinarsi al perito Moregno e soprattutto agli iceberg enormi che fluttuano nel lago. Ecco, andiamo, perché veramente io non so se sarà tanto bello, perché vedete quanta gente c'è, le cose troppo turistiche tendenzialmente non ci piacciono. Però ho la sensazione che questo sia davvero speciale. Quindi la prima parte della gita consisteva nel fare un bel giro in barca. Questa parte è opzionale, noi abbiamo deciso di farla e pagarla a parte. Il biglietto per fare circa un'ora di giro con la barca di circa 40 euro, ma secondo noi ne vale la pena perché ti porta ai piedi del ghiacciaio ed è stata una cosa abbastanza imponente da vedere e da vivere. Ci ha subito ricordato, per i fan di Game of Thrones, il muro di ghiaccio di Game of Thrones. Questa era la citazione nerd della giornata e ci ha emozionato abbastanza, giusto? Molto, molto, anche e soprattutto credo che la differenza grossa rispetto a qualunque altra cosa che puoi fare nel parco è essere così vicino agli iceberg, questi iceberg enormi, azzurri, di un azzurro così intenso, perché il ghiaccio riflette soltanto la parte di luce azzurra che ci fa vedere, quindi hanno un colore incredibile, bello, bellissimo. Sono quel genere di cose che fai decisamente una volta nella vita. Eccoci, siamo sulle famose passerelle di fronte al perito Moregno. Hanno costruito tutta questa rete di passerelle con vari colori, cioè il giallo, il rosso, il blu e il verde, che però è spesso chiuso, che ti portano a vari livelli vicino al ghiacciaio perito Moregno. Questo, diciamo, è il clou dell'esperienza, quella che fanno tutti, che è inclusa nel biglietto d'ingresso del parco, che costa più o meno 12 euro come tasso attuale, 12.000 pesos argentini. E niente, qui siamo, andiamo a scoprire com'è. Camminare lungo le passerelle del parco nazionale del Perito Moregno è un'esperienza strana, perché da una parte è molto turistica, piena di gente, eccetera, ma dall'altra è un'emozione enorme, perché vedi questo fronte di ghiaccio gigantesco, senti tutti i suoi rumori, ogni tanto senti boom, plof, e senti tutto questo rumore di ghiaccio che si stacca e cade nell'acqua,
ed è davvero davvero interessante. Allora, quanto è durato il giro delle passerelle? Beh, circa 2 ore, dove abbiamo percorso qualche chilometro, direi, forse un po' meno. Tra scale, mica scale, eccetera, sì, qualche chilometro sicuramente. Noi ci abbiamo messo ben di più di 2 ore, ce ne avremmo messe ben di più perché foto, video, eccetera. Però in 2 ore si riesce a fare un buon tutto, giro dei 4 sentieri, 3 e mezzo. Ne è valsa sicuramente la pena, perché è un giro veramente bello che ti porta a vedere un luogo che altrimenti non avremmo mai visto, perché essere ai piedi di un ghiacciaio così imponente, così lungo, 250 km quadrati di ghiacciaio, è veramente una esperienza che ti lascia il segno e ti lascia a bocca aperta. Sì. Riassunto quindi di cosa fare per venire a vedere il Perito Moregno. La cosa migliore è venire o con un tour o con il bus da soli, il costo è più o meno lo stesso, perché più o meno 40.000 pesos. Si può venire a fare una volta qua anche la navigazione di un'ora con la barca sul lago, ed è molto consigliata perché passi vicino agli iceberg eccetera, quindi molto interessante. Poi si fa il giro delle passerelle, più o meno ci vogliono 2 ore, costa l'ingresso al parco con le passerelle, costa 12.000 pesos, ed è interessante perché si possono fare vari percorsi, giallo, rosso, blu, e a volte quando è aperto il verde, e vedere il ghiacciaio da diverse prospettive. Consiglio soprattutto il blu, perché fino a un certo punto si scende proprio sul lato del ghiacciaio frontale, quello che sta avanzando, e che quindi è quello dove si staccano più spesso i pezzi. Mentre il rosso è quello che ti porta un po' più vicino alla parete del ghiacciaio. Esatto. E la cosa sicuramente più interessante è cercare di ascoltare, aspettare, osservare la caduta di questi enormi pezzi di ghiaccio. Ascoltare la natura. Difficile, perché c'è tanta gente. Per questo video è tutto, ragazzi. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e toccare la campanellina, così avrete sempre notifiche dei nostri nuovi video. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, buon viaggio. Scherzavo, non era la chiusura. C'è un'ultima cosa che vogliamo condividere con voi, che sono le altre attività collaterali da fare, perché oltre a quello che abbiamo fatto noi si possono fare altre attività sul ghiacciaio, come per esempio il trekking o il kayak, che è una figata pazzesca. Perché non l'abbiamo fatto? Per il semplice fatto che costano veramente una fucilata. Il trekking di un'oretta sopra il ghiacciaio costa 200 e passa euro, alcuni lo vendono anche a 250-300. Il kayak non ne parliamo, sono attività interessanti che si possono tenere in considerazione, ma secondo me andare a fare una passeggiatina sopra quel ghiacciaio come se fossimo un piccolo gregge di pecore per 200 euro non ne valeva la pena. Già così ce lo siamo goduti tanto e già così abbiamo speso oltre 90 euro per fare l'attività che vi abbiamo fatto vedere oggi. Fateci sapere nei commenti se voi volete andare a fare questa gita, cosa farete. Se avete fatto la gita sopra il ghiacciaio, fateci sapere se secondo voi ne vale la pena.